L'ultimo video dell'anno, come ogni anno, è dedicato alle vostre top 10, ossia i vostri 10 dischi preferiti. È il momento che mi piace di più perché dimostra che la passione per la musica si esprime in modi diversi per ognuno di noi. La puntata con i miei dischi del 2023 arriverà, come di consueto, nei primi giorni dell'anno nuovo. Per questo video invece lo spazio è tutto vostro. Come avevo preannunciato, la precedenza è stata data ai volti nuovi, quindi a chi non aveva mai partecipato ad iniziative simili. Partiamo subito a bomba e lo facciamo in ordine di arrivo, quindi il primo clip che mi è arrivato è il primo che vedrete e così via. Trovate tutti i dischi del video nel mio store che è linkato in descrizione e sempre in descrizione trovate anche i link ai canali Telegram dedicati alle migliori offerte in vinile, CD, audio, hi-fi e sono tutti qui sotto. Si parte! Ciao Johnny e ciao a tutti gli amici e le amiche di Vinilicamente. Io sono Enrico dalla provincia di Vicenza e questa è la mia top 10 2023, dal decimo fino al primo posto. Cominciamo con i Wednesday, Rat So God, che è il disco più rock di questa top 10 molto morbida. Poi abbiamo PJ Harvey, Eye Inside the Old Year Dying, un disco che ci ho messo un po' ad entrarci, però poi mi ha veramente conquistato. Bonnie Prince Billy, che è un artista che io adoro, che ha una discografia sterminata, con dei picchi e delle cadute, questo qua è un buon disco. Un esordio, Cara Jackson, con Why Does the Earth Give Us People to Love. Ce l'ho in CD perché il vinile costa ancora un po' troppo, ma è veramente un esordio sorprendente. Sul pop, Amy Shouk, Angel's Number. Se vi piacciono gli Smiths, può essere interessante, ha una scrittura strepitosa. BC Camplight, The Last Rotation of Earth. Un grande ritorno da parte di Sufjan Stevens con un disco delicatissimo, Javelin. E arriviamo alla top 3. Al terzo posto Jamie Branch, una jazzista, trompettista che purtroppo è morta nel 2022 ed è stata una perdita incredibile perché come fonde lei i generi dal jazz all'hip hop al folk al blues, è una cosa veramente sorprendente. Secondo posto, Thomas Azier, un artista olandese, ha fatto un disco veramente di classe. Il titolo è The Inventory of Our Desire. Al primo posto, Anoni and the Johnsons, con My Back Was a Bridge for You to Cross. Un disco emozionante e di gran classe. Ciao! Ciao Enrico, mi garba molto quello che vedo dietro di te e a tal proposito devo dire che una delle cose più belle dell'annuale top 10 della community, oltre alla condivisione dei nostri album preferiti, è proprio vedere in carne ed ossa chi c'è dietro un nome o a un nickname e vedere anche il loro ambiente di ascolto, come nel tuo caso. In merito alle tue scelte non spoilerò nulla, ma qualcosa la vedremo anche tra i miei dischi dell'anno. I'm useful, damn the dickhead blues. When you're feeling as broke as a bottle of booze, damn the dickhead blues. It's like a soda straw strangling you. Ciao a tutti, sono Jacopo da Empoli e questa è la mia top 10. Al numero 10, Billy Woods and Kenny Segal, Maps. Non solo un gran bel disco, ma un bellissimo oggetto. Al numero 9, The Eve Tumor, disco ganzo con titolo ganzo, Bless the Lord You Choose and Which Does Not Consume. Al numero 8, Cat Power, canta il concerto del 1966 di Bob Dylan alla Royal Albert Hall. Numero 7, Mescalette, di Sweat Driver, la prima reissue della mia top 10, un disco incredibile di una band molto sottovalutata degli anni 90. Al numero 6, Bird Machine di Sparkle Horse. Numero 5, quei pochi di buono degli Sleaford Mods con UK Green. Numero 4, di Sufjan Stevens, Javelin. E siamo al podio, Moniton, il disco omonimo del 1995. È un disco incredibile di cui aspettavo la reissue da tempo e ricordo ancora la prima volta che l'ho ascoltato nel 96
da supporti fonografici in corso di Portati Cinese a Milano. Bei tempi. Al numero 2 di Xu Xu, Ignore Grief, un gruppo che ascolto dagli albori, disco molto bello, intenso, cupo, atmosfere un po' malate, un disco che vi consiglio assolutamente di ascoltare. E al numero 1 il disco più bello di quest'anno secondo me, di Lancum, False Lancum, psichedelia, folk, atmosfere ipnotiche, un disco eccezionale. Johnny, amici della community, grazie a tutti e buone feste. Ciao Jacopo, un applauso extra per aver ricordato gli Swerve Driver, band conosciuta secoli fa grazie a Controradio. Bei tempi. Vi ricordo che tutti gli album della community sono disponibili nel mio store che è linkato in descrizione. Tra quelli di Jacopo ce ne sono almeno un paio che devo recuperare al più presto, a partire da questo. Ciao Johnny, ciao amici della community, io sono Andrea da Milano e questa è la mia top 10 dei dischi usciti nel 2023. Al decimo posto, La mia stanza, Nasca, un ragazzo di 26 anni che fa punk e quindi va incoraggiato. Al decimo posto, il quarto disco della band inglese The Struts, Pretty Vicious. Al settimo posto, il terzo disco solista di Andrea Pino, frontman degli Zen Circus, che io ho conosciuto grazie a te e quindi ti ringrazio molto del consiglio. Al sesto posto, Dirty Honey, Can't Find the Breaks. Al quinto posto, Manolia, Davide Van Des Fross, cantautore che canta in Comasco. Tu sponsorizzi spesso gruppi toscani, io sponsorizzo lui. Al quinto posto, l'ultimo dei Foo Fighters, fidatevi anche se è tutto bianco. Disco uscito un po' a sorpresa dopo la morte del batterista. Al quarto posto, una ristampa, prima volta in vinile in realtà, per i Record Store Days, il cantante frontman dei Stone Temple Pilots, che io adoro. E una volta facevi video su Record Store, Johnny, adesso non li fai più, peccato. Al terzo posto, l'ultimo lavoro di Ben Harper, lontano da altri dischi, lui molto eclettico. In questo caso è un disco abbastanza intimista dove c'è soltanto voce chitarra o voce pianoforte. Al secondo posto, il secondo lavoro dei Black Pumas, gruppo americano che fa principalmente R&B soul. Il primo disco era meraviglioso, ma il secondo, se è possibile, anche meglio. E al primo posto, uno dei miei gruppi preferiti, del Matthews Band, Walk Around the Moon. Un gruppo molto particolare, fa un rock molto complesso con anche violini, fiati. Se non li avete mai ascoltati, questo disco è un buon punto di partenza, secondo me. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e buona musica a tutti. Ciao. Ciao Andrea, mi fa molto piacere che tu abbia ricordato Scott Weiland e quell'album in particolare che amai molto dopo lo spaesamento iniziale. Dalla tua top scelgo i grandiosi Black Pumas e che il soul sia con tutti voi. When the time is rolling in a life in strife, all aboard the ferry and enjoy the ride. Se ti sta piacendo questo video, lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a raggiungere altri appassionati come te. Per supportare il canale puoi acquistare tutti i dischi di questo video nella sezione Top 10 Community 2023 del mio store, che è linkato qui sotto in descrizione. E sempre qui sotto, nei commenti, fammi sapere qual è la tua top 10 preferita e perché. E ora si va avanti. Ciao Johnny e ciao a tutta la community di Vinilicamente. Io sono Matteo e questa è la mia top 10 del 2023. Cominciamo con un bel disco di black metal oscuro, Blood House Nord, Disharmonium Nab. Disco postumo della trombettista Jamie Brange, Fly or Die, World War. Caroline Polacek, Desire I Want to Turn Into You. Kelela, Raven.
disco splendido. Terzo capolavoro di fila per i Black Country New Road live at Bash Hall. King Gizzard and the Lizard Wizard, Pedro Dragonic Apocalypse, tra thrash metal, psichedelia e progressive, ce n'è per tutti i gusti. Discone. Conosciuto tramite il tuo canale, il grande Lucio Corsi, La gente che sogna, una riconferma per un grande artista italiano. E ora veniamo al podio. Comprato a scatola chiusa e con un certo timore, Dark Side of the Moon Redux di Roger Waters. A mio parere un disco tanto divisivo quanto affascinante, da ascoltare senza pregiudizio. Hanoli and Johnson, My Back Was a Bridge for You to Cross. Un capolavoro assoluto che mi ha toccato nel profondo, una poetica unica. Forse il suo miglior disco. E al primo posto, Harmony Codex di Steven Wilson. E Wilson ci ha abituato a uno standard qualitativo piuttosto alto nelle sue produzioni, sia solista che con i Porcupine Tree, e questo album non tradisce le aspettative. È un caleidoscopio sonoro che spazia tra diversi generi musicali, davvero ben prodotto e davvero ben arrangiato. Grazie a tutti e un abbraccio. Beh, a proposito di quello che si diceva prima sui vostri ambienti e i vostri impianti, devo dire che quel giradischi alle tue spalle non passa inosservato. Caro Matteo, una bella top 10 eterogenea da cui ci ascoltiamo il disco che hai messo in cima al podio. Ciao Johnny, sono Gere e anch'io quest'anno ho abbastanza dischi per stilare la mia personalissima classifica dei dischi migliori secondo me usciti quest'anno. Alla decima posizione troviamo Donna che parla in fretta live, edizione vinile nero doppio autografato, testimonianza del bel concerto a cui sono stato, indimenticabile. Nona posizione per Cani sciolti di Francesca Michelin, edizione in vinile verde scuro trasparente. Ottava posizione per un altro bel ritorno dopo 7 anni di PJ Harvey, I Inside the All You're Dying. Settima posizione per Romanzo Porno di Boetti, purtroppo ancora non esiste una release fisica, album che mi ha molto colpito e che consiglio, attendendo una release fisica. Sesta posizione per 10 piccole ragioni, che qui viene mostrato in cassetta, di Roberto Casalino, meritato. Quinta posizione, un disco di cui attendevo da tempo una ristampa e che, tada, eccola, Il Testamento di Appino, fedele all'originale. Sempre dello stesso artista, la quarta posizione troviamo il suo nuovo album, Human Eyes. Progressive, medaglia di bronzo per un album che mi è rimasto nel cuore, Opera Futura, edizione in vinile verde autografato, album che per me è stata una rinascita, come anche per me un altro album della rinascita che si merita la medaglia d'argento, Anime Parallele di Laura Pausini, vinile rosa doppio. Medaglia d'oro quest'anno per me è Peter Gabriel, Ayo se lo merita dopo 21 anni. E nulla. In attesa di musica migliore per il 2024, ringrazio a tutti. Ciao Gere, tanta musica italiana nella tua top e questo mi fa sempre piacere a prescindere dai gusti. Dalla tua top scelgo proprio l'unico album in digitale, quello di Boetti, che non conoscevo e che ho apprezzato, per cui mi unisco alla tua speranza di avere presto un supporto fisico. La testa ristagna in un lago di merda, respiro che arranca se il vomito strozza, poi i nervi che stridono sulla lavagna, la lingua. Ciao a tutti, sono Valerio, questa è la mia playlist del 2023. Decimo posto, Kandra, Bonola Boy, uscito su cassetta Dirt Tapes nel 2023 e in digitale nel 2022. Cantautore originalissimo, l'abbiamo conosciuto visto dal vivo, da scoprire. Nono posto, Italia 90, ultimo album post-punk londinese molto pesante.
Ottavo posto, The National, non inventano niente, sono sempre loro, ma i duetti con Phoebe Bridges e Taylor Swift, secondo me, sono da pelle d'oca. Settimo posto, Slow Dive, i maestri Los Showbiz, che ritornano col nuovo album. Sesto posto, The Whatever, ovvero Grant Coxon e Ross Dugal, Dark Wave virata al moderno. Gigi's Recovery, The Murder Capital, al quinto posto, un disco che ho amato tantissimo per la sua emozionalità. Quarto posto per un artista che, se non conoscete, andatelo a scoprire, il suo cognome è Bowie, ma il suo nome d'arte è Yves Tumor. Incredibile. Entriamo in top 3. Slow Tie, Ugly, al terzo posto. Il rap britannico spazia su tutti i generi, dentro ci sono anche i Fontaine DC, veramente non ci sono confini musicali. Al secondo posto un'artista italiana, sarda, canta in sardo, stranissima, musica difficilissima, una vera esperienza, l'ho vista anche dal vivo, bella, brava, sa usare l'elettronica, ha una voce veramente pazzesca, se lei riesce a gestirsi può arrivare veramente in alto. Grande Daniela Pes, secondo posto, Spira. Primo posto, quella che può sembrare una trovata commerciale per cavalcare l'onda del successo dei Fontaine DC, e invece grazie Grian Chatten per questo Chaos for the Fly, un album veramente, veramente bellissimo. Io l'ho letteralmente distrutto. Ciao a tutti. Ho pubblicato questo clip con grande piacere perché Vale fa parte della storia di Vinilicamente e chi tra di voi è qui dall'inizio se lo ricorderà bene. È l'eccezione alla regola che voleva solo volti nuovi in queste top 10, un'eccezione che definisco doverosa. Diversi album della sua top torneranno anche nella mia, ma non vi anticipo niente. Il mio video con i miei dischi arriverà ad anno nuovo. Intanto ci ascoltiamo uno spezzoncino di Anger makes you weak and turns you sick. Gets you in the six feet nice and quick. No fair, they could follow me. I can live alone, I can live alone. Happy, where I like to be. I can live alone, alone, alone. Ciao Johnny e un saluto a tutta la community di Vinilicamente. Ecco la mia top 10 del 2023. Al decimo posto una pubblicazione un po' sui generis, la registrazione ufficiale del concerto di quest'estate di Bruce Springsteen a Ferrara. Al nono posto un altro album dal vivo per Jam, Give Way, uscito per il Record Store Dave. All'ottavo posto i Royal Blood, Back to the Water Below, un bel lavoro da parte del duo inglese. Settimo posto per i The National, First Two Pages of Frankenstein, dei due album gemelli pubblicati quest'anno dai National, questo è quello che ho preferito. Al sesto posto The Tallest Man on Earth, Harry Street, un disco in bilico tra folk, country, un pizzico di soul e la voce inconfondibile dell'artista svedese. Al quinto posto Ben Harper, Wide Open Light, un artista che adoro e che ha pubblicato un album veramente essenziale, con voce, chitarra e pochissimo altro. Quarto posto per gli U2, Songs of Surrender, la mia band del cuore. Forse non tutte le 40 rivisitazioni di questo progetto sono perfettamente a fuoco, ma nel complesso credo che sia un lavoro più che apprezzabile e per certi versi anche coraggioso da parte loro. Il podio. Al terzo posto Vinicio Capossela, 13 canzoni urgenti. 13 brani in cui Vinicio, con il suo stile unico e inconfondibile, affronta altrettanti temi di stretta attualità. Al secondo posto i Blur, The Ballad of Darren. Io nei confronti di Blur sono sempre stato un po' un fan da Greatest Hits, ho ascoltato quasi esclusivamente i singoli e poco altro. Invece questo loro nuovo album mi ha conquistato nella sua interezza, con questo suo mood introspettivo e plumbeo come il cielo della copertina. Infine al primo posto, Sparklers, Bird Machine, album postumo uscito a 13 anni di distanza dalla scomparsa di Mark Linkous e in cui ritroviamo intatta tutta l'essenza di questo artista, tra sfuriate lo-fi che ti squarciano il petto e ballate agrodolci che ti si insinuano sotto pelle. Per me, disco dell'anno. Ciao e buone feste! Ciao Filippo, grazie per la tua top. Anche qui c'è qualcosa che ritroveremo nella mia, ma c'è anche un disco molto atteso e molto amato che non sarà presente, ossia quello dei Blur, che onestamente mi ha detto un po' poco. Come sempre si tratta di sensazioni soggettive. E per lo spezzoncino scelgo lui. But I'm pretty sure she's gone for good. Gone for good, gone for good, gone for good, gone for good.
Ciao a tutta la community, ciao Johnny, vi presento la mia personale classifica degli album acquistati nel 2023. Al decimo posto metterei quest'album di Greta Van Fleet, al nono invece quest'album dei Metallica, grandissimi Metallica, uscite quest'anno, e sempre restando in tema metal, quest'album degli Extreme, uscito quest'estate. Cambiando genere, andrei avanti con quest'album che è una ristampa in realtà, uscita quest'anno, di un lavoro fatto negli anni 90, da Kenny Barron e Charlie Adden, Night and City. Andando avanti c'è quest'album che è appena uscito di Mina, con un paio di inediti e delle cover fatte molto molto bene. Andando ancora avanti quest'album di Ed Motta, e dopo ci sarebbe quest'album abbastanza controverso ma molto molto bello in realtà, con Roger Waters che reinterpreta Dark Side of the Moon. Restando sempre in tema di ex musicisti dei Pink Floyd, arriviamo sul podio e ho messo quest'album al terzo posto con Richard Wright mixato da Steven Wilson. Al secondo posto c'è quest'album di Herbie Hancock, anche questa è una ristampa in realtà di un lavoro fatto negli anni 90, edito nel 2023. Al primo posto il grande Michel Petrucciani con i suoi lavori fatti al Montreux Jazz Festival negli anni 90, edito però inediti e pubblicati solo quest'anno. Grazie a tutti, ciao! Ciao Ivan, se non sbaglio, dalla Puglia con furore, quella E chiusa mi ricorda luoghi familiari. Una top con una bella quota jazz e quindi non posso che proporvi questo. Johnny, ciao a tutti gli amici di Vinilicamente. 2 minuti sono pochissimi, quindi parto subito con la mia personale top 10 del 2023. Al decimo posto, Bull Brigade, Strade Smarrite, la ristampa del 15° anniversario. Poi abbiamo I Ministri con Perù Passato Migliore, ristampa da poco uscita con doppio vinile rosso. Poi abbiamo Tutto Male, il nuovo disco di Giancane, uscito a giugno di quest'anno, che mi è piaciuto molto. Infine, graditissimo ritorno anche per me di Eric Karma, dopo tanti anni, con K3. Ten Stories High, dei Bouncing Souls, disco che ho adorato e mi piace tantissimo. Non possono mancare per me i NoFX con Double Album. Infine i Rolling Stones, che alla loro età hanno sfornato un disco incredibile, che è Hackney Diamonds. E in top 3 abbiamo i Blink-182, che hanno fatto un disco incredibile, un graditissimo ritorno. Tom DeLonge si sente che è tornato e come. Infine una parola in più per gli ultimi 2 dischi, che il primo è quello di Rancid, con Tomorrow Never Comes. Questa è una versione 2000 copie, addirittura limitata, con una cover alternativa. Graditissimo ritorno di questa band che aspettavo da tanto tempo e che hanno tirato fuori un disco rapido, veloce, con pochi fronzoli, una miscelata che io adoro. E infine, il primo, un genere totalmente diverso dai Rancid, è Baustelle con Elvis, che secondo me è il disco dell'anno, perché è un disco che adoro, questa è la versione d'oro. Una band che anch'io concordo si era un po' persa con gli ultimi lavori, e con questo invece è tornata alla grande, una grandissima produzione, un grandissimo suono, il basso si sente in modo stupendo, ma è tutto bello, e ripeto, è la prima volta che mi capita di applaudire da solo in macchina quando le canzoni finiscono. Un caro saluto a tutti da Bignasico, ciao Johnny. Ciao Luigi, dopo tanti anni in cui ho letto i tuoi commenti, finalmente vedo il tuo volto. Una bella dose di rock e punk per una top energica che si chiude magnificamente con l'ultimo album dei Baustelle. E si vergogna di non essere felice, che disastro, che casino. Vuole essere tigre, essere bello per sempre, non essere schiavo di nessuno e di niente, senza benzo di azzeppine, zebra alle feste, essere un leone dello sballo anche lui, per dimenticare i nostri cuori deserti, e che un giorno o l'altro si dovrà pur morire. Andiamo ai rei.
saluto a tutta la community di Vinilicamente. Grazie Johnny per questa opportunità di condivisione. Inizio la mia top 10 con un album che mi ha lasciato nell'indecisione sino all'ultimo se inserirlo o meno, ma un Rolling Stone inedito nel 2023 era da mettere, quindi Hackney Diamond. Alla bella età di 57 anni Vincenzo Tropepe confeziona un disco d'esordio coi Fiocchi, in cui atmosfere rock blues sono un tutt'uno con i testi in dialetto calabro. Camisa Bianca. Molto bello anche Il ritorno dei Blur, The Ballad of Darren. Un disco strepitoso per me, quello di Jonathan Wilson, At the Worm. La voce incantevole di Emma Tricca al mio sesto posto, Aspiring Sun. Fantastic Negrito. Non sbagliano un colpo. At the First Page of Frankenstein è il primo dei due National usciti quest'anno. Cat Power, dal vivo che canta Dylan. Un disco splendido, sin dal packaging. Il mio disco italiano dell'anno al secondo posto. Daniela Pes Spira, un album che non riesco a togliere dal lettore. Mi ha completamente stregato. E infine quello che già quando è uscito inizio anno avevo battezzato come disco dell'anno, Gorillaz. Eccolo qua, Cracker Island, il mio numero uno. Ciao. Ciao Carlo, bella top, ma sono tutte belle perché sono vostre e vi rappresentano. Scelgo l'album di Cat Power perché se ti metti a rifare uno degli album live più importanti di sempre e quell'album è di una leggenda vivente come Bob Dylan, le cose sono due. O sei pazza o ci tieni talmente tanto che vai oltre le possibili accuse di copia e incolla. Un saluto a te e a tutta la community. Questa è la mia lista 2023 dei 10 migliori album. Il ritorno del maestro, Benicio Capossela, 13 canzoni urgenti, poesia in musica. Poi Gorillaz, Cracker Island, Devon Albarn, fa un gran bel disco, energico e positivo. Prima ristampa, Offlaga Disco Pax. Qui c'è un pezzo del cuore, per questo l'ho messo, mi piace tantissimo, vi consiglio Cioccolato e ACP. Good Stick, This Is What a Winner Look Like. Se vi piacciono i Queensryche, ascoltate i Good Stick. Blair, The Ballad of Darren. Non i soliti Blair, ma suonano benissimo in questo disco, tonalità un po' più morbide. Seconda e ultima ristampa, CCCP, Fedeli alla Linea. Affinità e Divergenza, il primo album della punk rock band italiana. Poi, Lucio Corsi, La gente sogna, il terzo album, Astronave giradisco, è un po' il titolo e anche l'emblema di questo disco, un po' tra Renato Zero e Ivan Graziani. Terzo posto per i Paramore, This Is Way, vi consiglio la title track, poi ci sono brani come The News, Liar, è un disco pieno di gemme disseminate. Secondo posto, Caroline Polacek, Desire I Want to Turn Into You, è un'isola musicale variegata, una voce spettacolare, una produzione top, gran bel disco, Caroline Polacek. Primo posto, Queens of the Stone Age, In Times New Romans. Josh Homme fa l'ottavo album, un ritorno un po' alle origini. I Queens of the Stone Age in questo disco danno l'impressione di suonare un po' il cavolo che gli pare, ma lo suonano divinamente. Ciao Johnny, un saluto a te e tutta la community. Ciao Gianluigi, mi sono segnato l'album dei Paramore che non ho avuto ancora il tempo di ascoltare per bene. Il clippino è per un artista che mi ha sorpreso. Ciao Johnny a tutta la community, buone feste, io mi chiamo Claudio, ho 37 anni e voglio condividere con voi la mia top 10 come tanti altri di voi.
Dalla mia decima posizione, l'album, l'ultimo album di Ed Sheeran, Soundtrack. Nono posto, Maneskin Rush, Are You Coming? Ultimo album di Sam Smith, Gloria, bell'album. Terzo capitolo di Marco Mengoni, della sua materia, l'ultimo, l'album di debutto dei Medusa, gruppo che produce musica dance, sono stati ospiti anche a Sanremo. Quinto posto per i Pooh, i Parsifal, che è un gioiello, secondo me, della canzone italiana. Al quarto posto abbiamo Madame. Madame con l'ultimo album, L'Amore, veramente un bell'album, al quarto posto. Al terzo posto io metto Vasco Rossi con Il Sopravvissuto. Da segnalare l'inserimento all'interno di Sally e un senso dall'album Dall'altra metà del cielo. Devo ammettere che sono favolose perché cantate con l'orchestra. Secondo posto per un gruppo americano, gli Imagine Dragon, un bel disco, un bellissimo disco del loro concerto, suona bene, mixato bene, e al primo posto, secondo me, non poteva assolutamente mancare Now and Then, il singolo dei Beatles, è veramente commovente, a 45 giri, blu, bellissimo, e quindi oggettivamente do a loro il primo posto, assolutamente. Quindi vi ringrazio, spero di non avervi annoiato. Ciao! Caro Claudio, il tuo video arriva proprio a fagiolo a chiudere questa bella carrellata di Top 10. L'albero di Natale alle tue spalle simboleggia lo spirito di questi giorni e anche uno Scrooge come me non rimane insensibile a certe coincidenze. Dalla tua top scelgo la band italiana più famosa di sempre nel mondo, che è anche purtroppo la più odiata in patria. È veramente tutto. A inizio anno nuovo arriverà, come di consueto, il video con i miei dischi preferiti dell'anno appena finito, quindi del 2023. Sarà un puntatone extra ricco con 50 album, ma anche di più, tra imperdibili e consigliati, più le varie categorie special dedicate al vinile, al CD, alla cassetta, forse anche al digitale. Grazie a tutti gli amici della community che hanno partecipato, grazie a tutti voi che siete arrivati alla fine di questo video, e visto che siete arrivati alla fine, fatemi sapere qual è la vostra top preferita tra quelle che avete visto e perché. Un grande abbraccio a tutti, sperando che il nuovo anno ci porti serenità e tanta buona musica. A presto e buoni ascolti.